professor Luca Vecchi, che sarà già alla maison, orba di tanto spiro, porca riva, schifoso. Approfitto della sua spinta perché vado all'inseguimento del dottor Vecchi, che mi ha dribblato, nel senso che è uscito in anticipo, zio porchettone. Niente, torno dentro, riapprofitto di lei, della sua spinta emotiva. Grazie, scusate, sono un invasore. Straordinario look di un bellissimo, uno dei tanti. E Francesca Grassi? No? Era lei? E Francesca Grassi lei? Pardon. Manicardi, volevo salutare. Buongiorno, ciao. Mi lascia il numero che vorrei fare un'intervista lunga? Il numero di telefono me lo lascia? Scherziamo. Mi dica. Ciao, non ti avevo visto. Mi dica. Allora, Enrico Manicardi. 3? 3, 3, 5. Via. Dai. 6, 2. Sì. 5, 9. Sì. 3, 6, 1. Ok, dove va adesso? Adesso vado a casa perché no, io faccio un 83 qualche... No, no, lo so, complimenti, ci sentiamo. Che è stato? Perché ha detto che è andato. È uno spacciatore. Era sul palco, dottoressa, che confondo i visi. Sì. Posso rubarle qualche minuto in video sulla sua vita? Sono un giornalista, mi chiamo Vanni Zagnoli, un giornale online, alcuni collegati, racconto storie. Vedo un incredibile Davide Nitrosi. Insospettabile, dottoressa, no. Abbiamo però un appuntamento per cui ai musei, quindi mentre mi sono girato le hanno fatto segno di no. Certo, sono abituato a questi teatrini che valgono anche per gli altri relatori. Avete un po' fretta di parlare tra di voi in maniera disgustosa.